Ragazzi, bentornati su King Minecraft Field e... Sì, mi sono confuso ancora. Sbaglio, dovevamo finire qualcosa. Sì, no, dobbiamo ancora cominciare, questo è il brutto. Bello. Brutto, beh, dipende. Qua dovremmo fare su lana. Perché sennò chi lo fa il pavimento? Però forse un altro... Ok, sto cominciando ad avere l'Alzheimer. Mi sono dimenticato ancora qual è. Quello lì. Però un altro progetto. Ve lo dirò quando saremo in cima. Sapete che ci possono prendere con le tesorie questi rampicanti? Questa è una bella cosa. Li potremmo usare come scala. Ah, eccolo qua, quello più alto di tutti. Vediamo un po' questo qua. Sapete che prende i rampicanti. Ecco qua. Funzionano perfettamente come una scala. Così se non hai voglia di fartene una, te la costruisci. Fatto. Oh, siamo in cima. Che vista. Vabbè, 6x6 magari è esagerato, eh. Ma poi dipende. Avevo un altro progetto. Collego gli alberi tramite dei ponti. Così per andare un po' in giro a cazzeggio, così. Non è una cattiva idea. Ops. Oh. Questo buco mi ha causato troppi infarti. Com'è che sei arrivato tu qua, scusa? Oh, con la telepatia, boh. Qua, cominciamo da qua. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, perché facciamolo un po' incentrato, che magari viene storto. Ah, il cane è lì, per fortuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, si mi è messa là apposta la scala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, 6x6. Non è più piccola di come pensavo. Dove minchia è la casa? Doveva essere qua intorno. Avevo quasi detto doveva essere qua intorno. Eccola qui. Sì, devo fare il... Dov'è la terra? Eccola qua. Perché ho fatto la zappa? Lo so solo io e... Niente. La cosa bella è che siamo ora riusciamo a vedere dove siamo. La parte negativa è come minchia scendiamo. Ecco qua, un menhir. Così sappiamo sempre in lontananza dov'è la nostra casa. E... 1, 2, 3, all'acqua! Oh mio Dio, pensavo di morire. Quel rifugio lì che abbiamo usato là, potremmo usarlo come miniera. Quello là come casa. A meno che non abbiate un'idea su come fare una miniera da sopra a sotto. E radere un cavallo? No. Un cavallo sarebbe utile per i viaggi. Comincio già a scavare. Già. Non è importanza dove vado. Nemmeno a chiamarlo che già arriva. Il diamante. È sempre una bella cosa quando ritrovi il diamante. Io quello che ho scavato, ora andiamocene. Questo posto lo lascio così com'è. Ovvio costruirò la casa. Ma c'è una cosa che ho dimenticato. Di fare le piantagioni, devo farmi di grano. Col grano darò il fieno, cioè il grano, al cavallo. Così da cavalcarlo. Cavalcarlo, madonna quanto mi faccio schifo da solo. E il cane qua che mi aspetta ancora. Allora, tanto
Cavallo, ok, ma i cani sarà mica mi spawnano in fianco quando vado a cavallo. Chiamo. Oh, cazzo! L'avete visto anche voi? Devo ricredermi. Questo è un brutto posto. Oh, guardatela lì. Tutta trionfa, troneggiante sulla giungla. Ho già perso l'albero. Ma davvero, calcolando spazi e roba così, viene fuori davvero una cosa striminzita. Dai, ma il cane che si compenetra col. No. Ecco, adesso vedete che ha un bel effetto mettere le torce lì. Se solo la casa fosse l'avessi progettata più grande, magari. Serve la sella per i cavalli. Io non mi ricordavo. Da dove è arrivata questa qui? Non l'ho mai vista. Da dove sei arrivata tu, eh? Io che giro il mondo per la lana bella e arrivo a questa qua con la lana nera. Sarebbe davvero bello fare un villaggio sopra la giungla, sopra gli alberi. L'unico problema è che devi mettere recinti ovunque perché i villager hanno l'intelligenza di una sedia e si buttano. Odiano la vita, si la. Toh, tenete la mia vita, va. Se tu meglio che resti qui, io parlo dei villager, ma anche te hai un istinto quasi suicida. Io progetto progetto, ma come minchia esco da sta casa adesso? Ho sbagliato. Pensavo di aver fatto. Porta. Grazie. Perché non mi vuoi mettere quella porta, scusa? Qui? Qui? Qua me la metti però, stronzo. Perché no? Ora dobbiamo fare giro di tutta. Non facciamo giro di niente perché dove minchia andiamo? Se non sbaglio, avevamo del. Cosa vogliamo fare con le foglie della giungla? Scusate. Non è la sicurezza in persona, ma. Per poco. Ha girato perfettamente. E che cavolo, io ho fatto. Ma cosa? Ma me ne togli 30 anni al colpo. Adesso. Vedete che non ne toglie uno, ma ne toglie 20. Viva l'artificiale, facciamo la terra. No, non così. Andiamo avanti così. Ecco, così. Facciamo ponti di due. Ecco, così per evitare i deboli di vertigini. E questo è collegato? Questo è già collegato, quindi non serve nemmeno scazzarsi. Quello è un po' lontanino. Inoino. Questo qua sotto come mica lo raggiungo col jetpack? Oh, è anche l'albero più solitario della giù. No. Questo è più tipo un ascensore per salire. Che raggiunto l'abbiamo raggiunto, qua davanti. Vedete? Anche questo l'abbiamo raggiunto. Benissimo, un sistema di ponti infallibile. E anche qui la sicurezza non è il massimo, non è neanche il mio forte. Ragazzi, la casa l'abbiamo completata. E devo dire che mi piace come casa. Anche se è un po' strettina e un cane che cosa minchia guardi tu, cane, eh? Che. Sto scavando, mi spona davanti e gli faccio male. Poi si arrabbia con me. Coerenza che è, se magna.
Vabbè, ok ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft Field e probabilmente quando finirò i ponti, molto probabilmente andrò via. Ditemi voi se volete che rimango un altro po' oppure che ce ne andiamo. Ok ragazzi, al prossimo episodio. Ciao a tutti.